Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la 28ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della parola. Questa domenica si muove dentro, potremmo dire, una polarità che comprende da un lato la grande gioia per l'annuncio della volontà salvifica universale di Dio e dall'altro però anche i dolorosi moniti circa coloro che sciaguratamente, disgraziatamente rifiutano l'offerta della salvezza e si condannano da se stessi ad essere esclusi nel tempo e nell'eternità purtroppo dai gaudi e dai diletti che Dio ha preparato per tutti, per quanto sta in Lui, i Suoi cari figli. La prima lettura è bellissima, è una lettura che ci fa vivere una bella domenica, una grande domenica. Voi sapete che la domenica è il giorno del Signore perché dovrebbe farci pensare al paradiso, anche il motivo per cui la domenica non si lavora, non si va in giro a pensare ai soldi, alle compere, è perché Dio vuole, fermati un giorno, stai tranquillo, riposati e pensa a tutto quello che io ho preparato per te, che ha preparato per noi il Signore. Wow! La prima lettura c'ha le immagini di tutto quanto di più bello e di fonte di gioia, di piacere, di diletto ci può essere per noi mortali. Si parla di grasse vivande, banchetti con grasse vivande, cibi succulenti, vini eccellenti, ossia ciò che caratterizza il banchetto nuziale. Sapete che il banchetto nuziale è proprio il simbolo massimo dell'allegria di questo mondo, no? Il profeta Isaia aggiunge che non solo attraverso questa immagine attiva la tua fantasia e cerca di rappresentarti, anche se non ci riusciamo, quanto è bello quello che ci attende, ma che il Signore ha altre due grandi cose pronte per noi: asciugare ogni lacrima ed eliminare la morte per sempre, cioè togliere le due più grandi fonti di male e di tristezza per l'uomo. Quali sono? La consapevolezza che esiste la sofferenza, le lacrime, si piange in questa vita. La Salve Regina la definiamo questa vita terrena una valle di lacrime, e poi purtroppo c'è la morte, purtroppo, la morte corporale. La domenica è anche il giorno in cui si celebra la vittoria di Cristo sulla morte, è il giorno della risurrezione, ecco perché è un grande giorno la domenica. Tutte queste belle notizie portano all'esortazione conclusiva della prima lettura, all'allegria. Rallegratevi, esultate, non solo l'allegria, l'esultanza, quindi il traboccare di un cuore pieno di gioia, felice, perché tali promesse divine, afferma il profeta, che sono per noi adesso oggetto di speranza, perché ancora non le vediamo compiute, ma sicuramente giungeranno a compimento. Il Vangelo di oggi. Nel Vangelo Gesù, nella prima parte, si situa perfettamente in linea con il profeta Isaia e ci presenta l'immagine del regno di Dio come un banchetto nuziale, come un invito a nozze. Dio prepara questo invito a nozze, quindi di nuovo il tema: ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio è da Lui destinato ad una sorte di eterna gloria, godimento di beni eterni e imperituri. Ecco, però tuttavia nella seconda parte della pagina evangelica cominciano ad emergere, come già annunciato, le dolenti note, quali il folle rifiuto da parte degli uomini di tanta grazia e tanta gioia. Che succede? All'invito a nozze viene opposta anzitutto la noncuranza di chi preferisce pensare ad altro. In particolare, cita Gesù nel Vangelo, io devo andare ai miei lavori, io devo andare ai miei affari. Pensate, insomma, a chi purtroppo anche la domenica pensa a lavori e affari, no? Cioè, cosa significa dimenticarsi di Dio per i propri lavori e affari? Vuol dire che
l'orizzonte di vita di chi fa questo è completamente polarizzato sulla vita terrena e sulla felicità terrena. Per avere la felicità terrena, scusate, di che cosa abbiamo bisogno? Dei soldi. Perché se non c'hai soldi, tutti quanti i beni della terra non te li puoi comprare e la vita non te la puoi godere. Quindi chi è completamente polarizzato sul lavoro e sugli affari è chi ha il cielo chiuso, l'orizzonte della sua felicità è la terra. Ma sappiamo tutti quanti che la terra non è eterna, d'accordo? Purtroppo. Questa è la prima problematica. Ce n'è anche un'altra, perché in certi casi, dice Gesù, si giunge ad un'opposizione netta e violenta. Cioè, alcuni uccidono i banditori dell'invito a nozze, li uccidono, cioè gli incaricati di chiamare le persone, cioè, venite, guardate che Dio c'ha tanto da darvi, ti propone una vita bellissima, troverai te stesso e la gioia se trovi lui. Non soltanto dice a me non mi interessa, è già questo, no io ti ammazzo. Gente che ha preteso di imbavagliare i banditori del Vangelo. La storia è magistra vitae, eh? Cioè, sapete quello che è successo con la Rivoluzione Francese, insomma, i ghigliottinati, migliaia di preti, di suore sotto la ghigliottina, o quello che è successo in Russia ai tempi delle persecuzioni staliniste, le purghe, milioni di nostri fratelli e sorelle nei campi di concentramento, solo perché erano cristiani. Quindi non è che il doloroso realismo delle parole di Gesù è esagerato, questi sono soltanto due esempi, ma la storia pullula di queste cose, no? Nonostante ciò però, quindi nonostante l'indifferenza o il rifiuto e l'opposizione violenta, Dio va avanti nel perseguire il suo intento. E qui ci detta anche uno stile di vita per noi. Ricordate cosa diceva Santa Teresa di Calcutta? Quando tu fai il bene, continua, non lo apprezzano, fallo lo stesso, ti criticano, fallo il doppio, ti calunniano, fallo il triplo, perché alla fine il bene vince sempre, perché se tu sei buono, per quante opposizioni, presto o tardi qualcuno sarà vinto dalla tua perseveranza nel bene. Anche nostro Signore, lui investe su questo. Gli uomini continuano a vomitare veleno contro la sua bontà e lui continua a essere buono. E noi dobbiamo prendere esempio da lui. Quindi continua con ogni mezzo ed ogni modo a chiamare gli invitati perché la festa nuziale possa essere celebrata con gioia del re e di quanti più invitati possibili. Cioè, se non è possibile prenderli tutti, prendiamoli almeno il più possibile. A questo punto però appare un altro importante particolare. Oggi purtroppo, per la verità, messo un po' spesso troppo frettolosamente nel dimenticatoio, cioè il fatto che per certi aspetti dovrebbe essere ovvio che ad una festa nuziale si deve andare con le vesti adatte, sotto pena di essere esclusi dalla partecipazione al banchetto. Chi di voi quando deve partecipare a un matrimonio non si va a comprare il vestito, o quantomeno fa un giro nel guardaroba e cerca di vedere se c'è un vestito abbastanza nuovo ancora? Beh, tutti, perché a un banchetto nuziale non si può andare in jeans strappati e infradito, anche se oggi insomma non è così tanto scontato, no? Vi ricordo, cioè, quando lavoravo nei tribunali, problemi non soltanto delle chiese ma anche dei tribunali, c'erano i cartelli sulle aule giudiziarie: proibito a testimoni e comparse di entrare in aula in shorts e zoccoli. Cioè, pensate, se quel cartello, cioè, fa vergognare più chi lo scrive e dovrebbe far mettere sotto i piedi, sottoterra chi lo legge. Problemi analoghi non da parte vostra che siete bravi, ma da parte di qualche turista. Capitano anche qui, insomma, che qualche estate quando uno si affaccia, a volte insomma chi ha i capelli gli diventano dritti, chi non ce l'ha come me gli diventano un po' più bianchi o ne cade un altro po', no? Perché si confonde un pochino a volte la chiesa con la spiaggia, quindi perdonatemi un po'. Però è evidente che in certi posti devi andarci con gli abiti adeguati, un banchetto nuziale devi andarci con le vesti adeguate. E quello che non c'aveva la veste bianca viene messo fuori, non solo viene messo fuori, legatelo mani e piedi e buttatelo via. Cioè, mamma mia, che dice nostro Signore? Sullo sfondo di questa immagine c'è un versetto del libro dell'Apocalisse,
dove si dice che alla sposa dell'agnello sono state consegnate delle vesti bianche, sposa dell'agnello con la A maiuscola, quindi banchetto nuziale, noi tutti chiamati ad essere la sposa, la Chiesa, sapete, è femminile, lo sposo è il nostro Signore. Alla sposa sono state consegnate delle vesti bianche. Cosa sono queste vesti bianche? Aggiunge Apocalisse 19,8, le vesti bianche sono le opere giuste dei santi. Quindi, e concludiamo, per essere ammessi a godere della salvezza offerta da Dio e agli eterni gaudi del paradiso occorrono due cose, solo due. Primo, non chiudersi e non rifiutare l'invito di Dio, perché c'è qualcuno che neanche ci fa caso. Quindi accogliere la sua volontà salvifica, dire di sì al suo dono, manifestare il proprio interesse. Ma questo non basta. Occorre anche purificarsi dalle proprie sozzure e vivere una vita di amicizia con Dio nell'osservanza della sua legge e nella pratica delle virtù. La sapienza della Chiesa ci ha consegnato una sintesi di tale messaggio nell'atto di speranza. Spero che voi sappiate di cosa si tratta, perché dovremmo averlo imparato già da bambini, perché fa parte delle preghiere del mattino e della sera. Voi sapete che nelle preghiere del mattino e della sera, Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre, credo, salve Regina, angelo di Dio, eh? E poi c'è l'atto di fede, l'atto di speranza e l'atto di carità. Ora, siccome la domenica è il giorno del Signore, e io non me lo voglio mandare per storto, non vi faccio alzare la mano a chi si ricorda a memoria l'atto di speranza, perché se non la alza nessuno, tanto la alzereste tutti, però è meglio rimanere nel dubbio. Ecco. Ma l'atto di speranza, lo rivediamo insieme, dice così: mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, cosa? La vita eterna. Quindi, la spero, perché tu me l'hai promesso, accogliere la promessa che Dio ci ha fatto, però anche le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Quindi, le promesse del Signore, ma anche le nostre buone opere. Ecco perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Perché Dio chiama tutti, ma molti manco rispondono all'invito. E qualcuno che all'invito risponde, poi però non vive una vita cristiana, santa e coerente. E quindi il numero di quelli che giungono alla meta si restringe. Ma di chi è la colpa? Ciò che manca, come sempre, si trova dalla parte dell'uomo, mai dalla parte di Dio. Chi accusa Dio della perdizione di qualcuno, dice qualcuno, dice, ma se Dio fosse buono dovremmo andare tutti quanti in paradiso, non è possibile che siccome Dio è buono qualcuno va all'inferno perché ce lo manda lui, ma non ce manda nessuno lui. All'inferno ci va chi sceglie di andarci perché rifiuta quello che Dio gli offre o non vive come Dio gli ha chiesto, avendone tutte le possibilità di poterlo fare. Capite? E lo vedremo tutti quanti al giudizio particolare, questo qui. Quindi accusare Dio della propria perdizione è una bestemmia intollerabile. Piuttosto, me per primo, dobbiamo tutti esaminare con attenzione la nostra coscienza e rimanere sempre aperti ad accogliere i divini inviti, che possono essere o alla conversione, se magari abbiamo smarrito un po' la bussola, ci siamo un po' persi nel cammino e abbiamo bisogno di riavvicinarci un po', oppure se stiamo già camminando per grazia di Dio in comunione con Lui, ad una maggiore santificazione, oltre che, come sempre, operosi e solleciti nella pratica delle buone opere e nell'esercizio di ogni virtù cristiana. In questi giorni abbiamo celebrato la nostra Santa Patrona e Madre Santissima Maria, che non mancherà certamente di farci giungere il suo aiuto e di ottenerci tutte le grazie, perché l'invito a nozze che il nostro Signore fa e ribadisce a ciascuno di noi possa per tutti andare a buon fine. Da parte nostra mettiamoci soltanto un minimo di accoglienza e di buona volontà. Siano lodati Gesù e Maria.